consumare il volto che abbiamo sognato e disegnato, di una Monte Carlo del Sud, di una Cannes del Sud. Turisti da tutta Italia, dal Sud, però un modo anche per rilanciare il nostro territorio e il Mezzogiorno soprattutto. Siamo alla 14ª edizione di Luci d'Artista, una kermesse formidabile che ha portato il nome di Salerno. Sono bellissime, più belle degli altri anni. Qui abbiamo anche quest'anno allestito moltissimi chilometri di luminari nella nostra città, sono delle opere d'arte luminose. È sempre un ottimo investimento quello che fa il Comune, è un investimento che comunque vale la pena affrontare ogni anno. Insieme all'iniziativa delle luci d'artista abbiamo tutto un corollario di momenti spettacolari che l'accompagnano. Bellissime come sempre. Fermo un po' questa tradizione delle luci, io credo che è una bella iniziativa per Salerno e per la Campania. Ormai questo appuntamento è diventato una tradizione di famiglia. Vedrete che cominceremo ad assumere il volto che abbiamo sognato e disegnato, di una Monte Carlo del Sud, di una Cannes del Sud. Da tutta Italia, dal sud, però un modo anche per rilanciare il nostro territorio, il Mezzogiorno soprattutto. In realtà io ero un po' titubante, no? Ha insistito mia moglie di venire. È stupendo, è meraviglioso, complimenti a Salerno. Siamo dei fortunati a vivere in una città così bella. Eravamo un puntino sulla carta geografica, adesso siamo conosciuti, se no nessuno ci sarebbe venuto.